Allora, una cosa interessante che chiedono spesso al life coach, e quindi una domanda che risorge frequentemente, è come capire se si è cornuti o meno. Cioè, perché molte persone hanno l'ansia, sono gelose, hanno l'ansia di essere cornute. Paradossalmente la cosa interessante è che più si è gelosi, più si stimola compulsivamente l'altra persona a fare le corna. Perché è come, un po' come dire, quando si vieta qualcosa e si continua a dire ma dove sei, ma cosa fai, ma con chi sei, ma mica mi tradirai, quello lì di sicuro ti tradirà. O comunque ottimizzerai le possibilità di essere tradito. Però è interessante capire come fare a capire quindi in modo nascosto, senza dover per forza diciamo averle realmente, capire se si è cornuti o meno, cioè capire se l'altra persona ci sta tradendo oppure no. Bene, esiste un metodo, direi molto valido, che ci permette di capire se l'altro ci sta tradendo. Ora, come fare? Dobbiamo tenere presente questo, che il tradimento sicuramente genera ansia nell'altra persona e quindi in qualche modo parlare di tradimento genera degli stati tensiogeni e quindi noi possiamo sicuramente, se diventiamo abili nell'osservare anche i piccoli dettagli, scoprirli. È un po' come il poligrafo, la macchina della verità che misura la pressione, la conducibilità elettrica della pelle, il battito cardiaco e molti altri dati. Dobbiamo diventare simili alla macchina della verità e poi fare anche delle verifiche. Come si fa tutto questo? In breve, noi sospettiamo che, ad esempio, nostro marito o nostra moglie sia uscito con l'amante, o comunque vediamo che esce la sera o che esce, insomma. Allora dobbiamo fare una domanda che si chiama domanda di processo, non una domanda inquisitoria. Allora, dobbiamo dire, mettiamo che lui rientra a casa, noi tranquilli, diciamo, com'è andata la serata, cara? Notiamo cosa succede dopo. Se lui o lei inizia a dire, a raschiare la voce, avere dei grattamenti, dei pruriti di questo genere, in sincronica risposta alla nostra domanda, significa che gli abbiamo generato tensione. Ora, non vuole ancora dire che questo che ci abbia tradito, ma gli abbiamo generato delle microsomatizzazioni e lui ha dovuto scaricarle o raschiando o grattandosi o toccandosi in questo modo. Ok? Prima verifica, quindi, come dire, non sappiamo ancora se abbiamo le corna, però potrebbe essere questo. Seconda fase, seconda domanda. E cosa hai fatto di bello? Gli poniamo questa domanda. Ora, la risposta, dobbiamo stare attenti a dove lui muove gli occhi. Perché se li muove a sinistra, significa che praticamente si sta costruendo la risposta. A sinistra di noi che guardiamo, quindi alla sua destra. Ma per noi che guardiamo si muovono alla sinistra, alla nostra sinistra, significa che si sta costruendo la risposta. Quindi un movimento rapido di questo genere significa che si sta costruendo la risposta, vuol dire che non sta cedendo alle memorie, si sta inventando qualcosa di fatto. Se li muovesse alla nostra destra, e quindi alla sua sinistra, ma alla nostra destra che guardiamo, significa invece che sta cedendo alle memorie, quindi probabilmente quello che ci dirà è un ricordo. Ma se lui si sta costruendo la risposta, muove gli occhi alla vostra sinistra e poi vi dice: ma sono stato a cena con un collega, con una collega, supponiamo una donna. Io chiedo, lei è una donna? Ci sono stato a cena con una collega. Secondo indizio che probabilmente mi sta contando una cucca. Ok? Ah, dico, ah, brava, hai fatto bene. Dove sei stata di bello? Terza verifica. Allora, supponiamo che lei, anche in questo caso, prima di rispondere, muove gli occhi alla mia sinistra. Altro indizio che non sta ricordando, ma sta inventando, si sta inventando le cose. Bene, mi dice, ah, sai, sono stato in quel ristorante,
via Garibaldi, butto là una cosa del genere. Allora, siccome ho già messo assieme tre indizi, che probabilmente mi sta raccontando una palla e quindi sta nascondendo qualcosa, è ovvio, sta nascondendo l'amante, probabilmente. Però faccio la quarta verifica, mi dice, sono stato in quel ristorante in via Garibaldi, allora io devo essere rapido a dire, oh cavolo, ma proprio in quel ristorante lì, ma pensa a te che questa sera ho sentito alla televisione che hanno detto che c'è stata una sparatoria proprio lì davanti, vicino, ma cosa è capitato? Raccontami. Io ovviamente mi sono inventato questa cosa. Se a quel punto lì lei inizia, vedo gli occhi che girano tra le parti, inizia a ingrattarsi e non sa cosa dire, resta più di 3-4 secondi imbambolata, significa che lei in quel ristorante lì non c'è mai stata. Se invece ci fosse stata, direbbe, ma guarda, io non ho sentito niente. E direi, cavolo, pure io gli risponderei, l'ho sentito alla televisione, ok, hanno sbagliato via, sai, questi giornalisti non capiscono un cazzo, sicuramente avranno sbagliato qualcosa. Ecco, però, che se invece lei resta imbambolata, sicuramente le corna non me le toglie nessuno, insomma. Ecco, con questi sistemi riusciamo, senza essere inquisitori, in modo indiretto, a scoprire se siamo cornuti. Se tu sei cornuto, e poi dovrei prendere delle decisioni per capire cosa fare. Ma intanto scopri se hai le corna o meno senza far casino prima. E ricordati, più sarai geloso, più sarai gelosa, più sarà probabile che sarai cornuto. Ti invito ancora a seguirmi sul mio blog http www.seduzionevip.com. Ciao, alla prossima.